compie 10 anni la cooperativa sociale La Goccia, che ha la sede a Clusone in via Ingegnere Balduzzi, numero civico 10, proprio sotto l'Antartica. Tanto per capirci, siamo con il presidente Gian Pietro Pezzoli. Innanzitutto, che cosa fa la cooperativa sociale La Goccia? La cooperativa sociale La Goccia è una cooperativa di tipo B, che attraverso delle attività produttive inserisce personale con difficoltà verso il mondo del lavoro. Le nostre attività sono l'assemblaggio principalmente, che dà spazio al numero più alto di inserimenti, l'attività di gestione del bar trattoria di Valzurio, un servizio di trasporto per diversamente abili per il CDD di Piario e attività di piccola manutenzione in biancatura. Su queste attività collochiamo diverse modalità e con diversi progetti personalizzati, quindi specifici e individuali, attualmente 17 persone. Ma l'impresa sociale esattamente che cos'è? L'impresa sociale è una forma mista che fa attività imprenditoriali, quindi si relaziona con il mondo profit, aziende e altre realtà produttive, con uno scopo sociale. Quindi si relaziona dall'altro lato con l'ente pubblico che ci propone le persone a inserire e con altre organizzazioni sociali. Questa forma ibrida è poco riconosciuta dalla gente, perché culturalmente ritengono che il lavoro sia fonte di profitto, quindi eventualmente quando hanno molto profitto devolvono anche poi al volontariato, oppure chi è un'organizzazione di volontariato si ritiene più puro se fa volontariato esclusivamente in modo gratuito. È sempre stato un po' difficile spiegare come si possa fare azienda imprenditoriale, quindi produttività, e utilizzare questa produttività per realizzare il prodotto sociale, quindi non a vantaggio dell'organizzazione ma a vantaggio di soggetti anche esterni dall'organizzazione.